Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo tutorial sul WordPress. In questo tutorial, che sarà molto breve, diamo un po' di stile, cioè diamo un layout differente alla pagina tutorial. Come vi ho fatto vedere nel tutorial precedente, possiamo creare dei file PHP che fanno riferimento al layout di una specifica pagina inserendo lo slug name o l'id. Quindi qui abbiamo creato page-tutorial, quindi abbiamo usato lo slug name, abbiamo visto che l'id della pagina tutorial è 7, se non erro, quindi avremmo potuto anche creare page-7.php. È la stessa cosa. Io ovviamente preferisco lo slug name perché mi ricorda subito che pagina è, perché 7 poi mi devo ricordare che 7 è la pagina tutorial, quindi potrei confondermi. Abbiamo provato ad aggiungere questa scritta tutorial e abbiamo visto che appare soltanto sulla pagina appunto tutorial e non sulle altre, quindi funziona. Abbiamo visto anche la logica condizionale, che però ci viene incontro soltanto per piccole modifiche, magari un link in più o qualcosa di questo tipo. Adesso andiamo a inserire nel nostro layout una lista usando la list group di Bootstrap per inserire dei link ai tutorial, visto che appunto è la pagina tutorial. Togliamo la scritta questa qui, tutorial, visto che era solo una prova. Io ho creato fuori dall'if e dal while che mi pubblica il contenuto della pagina un tag di un div con classe list group e poi un link. L'href è il link alla playlist, la classe è list group item, poi target blank per far aprire la pagina su un'altra scheda del browser e poi uso la classe lo span con classe badge per inserire questo numero che sarebbe il numero di tutorial. Inserisco giusto qualche link. Ho salvato inseriamo 4-5. Allora, possiamo inserire Java. Sono 54 video. E questo è il link. Poi possiamo inserire Python. Ed è questo. Sono 38 video. Inseriamo Pygame. Sono 25 video e infine inseriamo Angular.js che sono 22 video e questo è il link, insomma. Aggiungiamo anche video, così magari è più chiaro, perché questo numero potrebbe non essere proprio chiarissimo. Andiamo a vedere il risultato. E abbiamo quindi la nostra cosa abbastanza carina. Volendo potremmo anche usare metterlo fuori da questo container e usare un layout di colonne diciamo differenti, però semplifichiamo il tutto visto che sono tutorial che riguardano più che altro WordPress. E a questo punto andiamo a creare allora. Per la pagina news noi abbiamo già creato forse delle categorie? No. Allora andiamo a creare delle categorie. Ok, senza categoria, questa qui la modifichiamo. Questa qui è programmazione. Lo slug è programmazione. Non ha nessun genitore. E questi qui, questa è la categoria che riguarderà gli articoli di programmazione, appunto. Ok, ritorniamo a categorie e aggiungiamo una nuova categoria che si chiama news. Quindi eccola qua, news, con lo slug news, genitore nessuno, aggiungiamo una nuova categoria. A questo punto, se andiamo a tutti gli articoli,
Prima la categoria era senza categoria, che è quella di default che viene installata su WordPress. Dato che l'abbiamo modificata, si è per fortuna modificata in automatico. Quindi teniamo conto che questi due articoli sono tutti e due di programmazione. Nel momento in cui andremo a creare un nuovo articolo, quindi terzo articolo, vedete categorie, ce le mostra, e questo qui basterà spuntare la categoria per dire che questo articolo è di questa categoria. Quindi, se spuntiamo news, stiamo scrivendo un articolo di news. E qui andiamo sempre a inserire bla bla bla. Pubblichiamo. E adesso nella home page, naturalmente, abbiamo tutti e tre gli articoli. Possiamo fare che nel prossimo tutorial mostreremo prima gli articoli di programmazione e poi gli articoli di news, ovviamente effettuando una distinzione, cioè dicendo all'utente che questi due sono gli articoli di programmazione, questo qui è l'articolo di news. Quindi per questo tutorial è tutto, noi ci vediamo al prossimo video.